Dopo 34 anni tornano nella chiesa dei Girolamini i due angeli Reggifiaccole di Giuseppe San Martino. Dal 79 le sculture erano esposte alla Mostra Civiltà del Settecento nel Museo di Capodimonte, prima di essere inserite nella grande sala dedicata ai dipinti di Luca Giordano. Nel corso della cerimonia, denominata Il Ritorno degli Angeli, le statue sono state ricollocate sull'altare accompagnate da un sottofondo di musiche sacre. Dopo 34 anni tornano perché la linea della soprintendenza del polo museale è quella di restituire al territorio tutte le volte che è possibile, tutte le volte che ci sono le condizioni di sicurezza, di ottima tenuta degli ambienti, di restituire le opere al territorio, tutte quelle opere che sono adesso dal tempo del terremoto, il più delle volte, ma in questo caso anche da prima, perché questi angeli dal 1979 sono a Capodimonte nella sala di Luca, erano a Capodimonte nella sala di Luca Giordano dal tempo della mostra della Civiltà del Settecento. Appunto l'idea di far tornare le opere al territorio perché le opere hanno senso per il luogo per il quale sono state eseguite. Alti oltre 2 metri, i due angeli di marmo di Carrara esprimono grazia e leggerezza e sono considerati tra le sculture più apprezzate del secondo Settecento napoletano, insieme al famoso Cristo velato della Cappella San Severo, anch'esso realizzato da Giuseppe San Martino. L'idea è sempre quella di restituire il nesso indissolubile fra testo e contesto, che un'opera d'arte ha valore se si legge nel suo contesto originario. Credo che sia un momento veramente storico, è un anno che stiamo qua come incarico ministeriale. E diciamo festeggiamo quest'anno con questo Ritorno degli Angeli, quindi sancisce un lavoro di un anno, non mio personale, ma tutta un'equipe che lavora qua. Torna alla chiesa anche il dipinto degli angeli che reggono la mitra di Luca Giordano, che dopo lo scandalo dei libri sottratti alla biblioteca segna il recupero del complesso. Ogni giovedì fino all'11 luglio ai Girolamini sono previsti spettacoli di musica e teatro.